solo che ringraziarli, perché non so, credo che siano 200 e veramente hanno un grande merito per questo. Noi siamo felici perché forse nessuno si aspettava il primo anno di Champions di arrivare fino a qui. Quindi dedichiamo questa vittoria alla società e a tutti i nostri tifosi. Avete pensato quando vi hanno raggiunto sul due pari? Abbiamo detto vogliamo salire in quel podio, quindi non abbiamo mollato, siamo rimaste attaccate alla partita senza mollare, con coraggio, con convinzione anche, e ce l'abbiamo fatta, direi. Il cuore di Busto ancora una volta batte più forte, anche più forte le difficoltà, intendo. Sì, credo che anche questa sia stata una vittoria di cuore, come vuole la tradizione della Yam. Torni con un bel bilancio da questa Final Four. Sì, indubbiamente è un bilancio positivo sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista umano, dal punto di vista anche della condivisione di un momento importante nella stagione della pallavolo, cioè una Final Four di Champions, che è, non bisogna sottovalutare il fatto che essere arrivati è stato un grande risultato. E sono convinto che abbiamo tratto, diciamo così, delle conclusioni interessanti anche per quello che potrà succedere nel nostro futuro, alla luce anche di quello che abbiamo visto in questi 5 giorni che siamo stati qua. Quindi sono molto contento per tutti, ovviamente, per la società, per lo staff e per le ragazze, soprattutto anche per i nostri tifosi che ancora una volta hanno dimostrato che sono veramente grandi. Tu non parli mai dei problemi che ha la tua squadra, ci sono stati, li avete tenuti tra virgolette nascosti, ma non ne avete potuto evidenziare, quindi un merito in più per le tue ragazze di essere riuscite a portare a casa questo tie break. Guarda, secondo me io non ne ho mai parlato e non ne voglio parlare, nel senso che ogni squadra arriva il momento di una stagione in cui deve affrontare delle difficoltà. Noi cerchiamo sempre di andare avanti e di trovare le soluzioni che sono migliori in quel momento della stagione, e così abbiamo fatto anche in questa Final Four, in cui abbiamo dovuto gestire delle situazioni non proprio semplicissime. Guardando al futuro, sabato prossimo c'è già la Coppa Italia. Sei più preoccupato della parte fisica o della parte mentale? Perché penso che questa Final Four abbia tolto tanto a voi, ma soprattutto alle ragazze. Sì, indubbiamente hai detto delle cose importanti, però il bello è questo, no? Fare questa esperienza è impagabile e noi l'abbiamo voluta fare, e ora sono sicuro che l'importanza dell'impegno che ci aspetta il fine settimana ci metterà tutti nelle condizioni di ricaricare le batterie fisiche e mentali, perché è vero, abbiamo sprecato tanto, però è stato anche bellissimo. La voce l'hai persa perché il pubblico era troppo forte, urlava troppo forte? No, perché purtroppo sono arrivato qui col mal di gola e me lo sono portato dietro tutti questi giorni.